Terrorizzanti MTIers, questo è uno di quei video di terrore e raccapriccio dove ognuno di voi può vivere in prima persona il pranzo con lo speed. Fuggite, sciocchi! Questa è una di quelle storie moderne, nate dall'avvento tecnologico che invece di alleviarci di ogni dolore ci ha appesantito dell'ulteriore fardello di dover seguire i digital divide anziani, una nuova specie di sapiens che si sta moltiplicando sempre più grazie ad un annoso fardello della civiltà, la vecchiaia. Ovviamente questa è una storia di vita vera, vita vissuta, vita reale di mio cugino, perché non sia mai che sia capitata direttamente a me, no, certo che no, altrimenti non sarei sano di mente da potervela narrare in prima persona. Quindi mandate a letto i bambini, che è ora di iniziare. Come tutte le domeniche mio cugino è andato a pranzo dai suoi genitori, un pranzo tranquillo, pieno di cose buone preparate in casa, che solo le mamme sanno fare per risvegliare i ricordi fanciulleschi dei propri figli. La discussione è stata molto tranquilla e su temi leggeri, e si è evitato accuratamente di parlare troppo approfonditamente della situazione sanitaria, dei nuovi necrologi che sono spuntati sia illustri che di conoscenti, dove si è evitata la politica, le elezioni del presidente e infine Sanremo. Insomma, uno di quei pranzi che pareva l'Olimpiade perfetta degli italiani del curling. Un evento che poteva verificarsi solo una volta ogni due morti di papa. Mio cugino non si era ancora reso conto dello straordinario evento a cui stava partecipando e nella sua tranquillità si è diretto a prendere la giacca per tornare a casa per piazzarsi sul divano e godersi quella nuova serie appena uscita. Una domenica di serenità e così commette l'errore più banale di tutti. Con già la giacca indosso e la cuffia, mentre si stava mettendo i guanti, disse: ma quindi, col nuovo Green Pass, tutto bene? Il sangue gli si gelò immediatamente nelle vene, l'ominò nel cervello che si era distratto un attimo a guardare un porno, considerava già la partita portata a casa, tentava quindi di lanciarsi con tutto se stesso sul pulsante d'arresto d'emergenza, ma ormai era fatta, e l'unica cosa che riecheggiava nel cervello di mio cugino era: Si sentivano ancora gli echi di disperazione quando il primo pensiero, quello ottimista, si faceva largo. Ma sì, dai, forse la faccio franca, ma ecco arrivare il secondo pensiero, quello pessimista, che semplicemente riconnette il jack dell'audio esterno. Ah, giusto, non è che mi aiuti a scaricare il nuovo QR code che mi è arrivato con un SMS con un codice che non so cosa fare? Così disse il padre. Il panico ormai era dilagante. L'omino del cervello a brache calate aveva iniziato a premere tutti i pulsanti che aveva sotto mano. E l'unica cosa che mio cugino è riuscito a dire: ok, accendiamo il PC, così facciamo meglio. E allora dillo che ti vuoi del male. Lo sanno tutti che quel PC vecchio di oltre 10 anni non viene spento almeno dal 2019. E così, mentre si siede al PC e preme tutti i tasti sperando dia segni di vita, i vari santi iniziano a prendere posto dietro di lui, in attesa di essere convocati per poter giocare in questa durissima partita. Ovviamente non bisogna attendere troppo e la prima a scendere in campo è lei, la Madonna, che entra al volo per risvegliare il PC e avviare il sito del Ministero dell'Interno senza dover attendere il prossimo passaggio di un Trenitalia. A questo punto si compilano i campi necessari per ottenere il QR code ed ecco entrare in campo San Tommaso, che deve salvare la situazione da diversi controlli captcha che nemmeno un ipovedente avrebbe realizzato così. Contro ogni pronostico la partita si avvia ad una rapida conclusione, meglio del previsto, con soli 2 bonus giocati e una breve incertezza in una password. Il QR code era stato caricato nel telefono, sfruttando la potente tecnologica email. Rimaneva solo la fuga, l'unica via era già chiusa dal mostro dei mostri, lo speed. Sua madre era lì sulla porta,
con in mano il telefono e la domanda che avrebbe vaporizzato qualsiasi dio dell'Olimpo. Già che ci sei? E certo che ci sono! Non sono ancora morto e mi precludi la via di fuga o mi devo buttare giù dalla finestra? Ho scaricato l'app del fascicolo sanitario. La finestra inizia a diventare un'opzione più che attuabile. Ma non riesco ad entrare con lo speed, puoi guardarci tu? Quella è la goccia. L'omino nel cervello estrae il kit per l'eutanasia e se ne va al grido e mo so cazzi tua. Mio cugino, preso dal panico, invonica l'unico e trio. Scendono così in campo in rapida successione. Gesù con diversi rootkit per craccare password. San Giuseppe con il defibrillatore eppure Santa Barbara con un quantitativo di micro glicerina tale da far diventare mio cugino Super Saiyan. La sfida non era solo quella nel ripristinare il funzionamento del maledetto speed, con tutte le password da cambiare e le app da ripristinare e configurare, ma anche quella di aggiornare il telefonino di madre, l'antivirus, Windows e pure il browser. Prima la Madonna aveva fatto il miracolo, ma ora non sarebbe bastato. Bisognava agire alla radice. Dopo un incessante lavoro durato quasi un'ora e l'esasperazione dei santi entrati in gioco più volte e di quelli chiamati in sostituzione, si poteva finalmente agire sullo speed scegliendo una nuova password. Ma il tormento non era ancora terminato e madre ha proferito ancora una frase degna dell'inferno più profondo. Ma che password metto? Mio cugino è trasalito e ha invocato l'Altissimo che, accompagnato dai canti angelici, ha risposto rapidamente apponendo il suo nome sul campo delle password, attorniandolo però con quello di diversi altri animali e non solo. Una password giudicata robustissima dal sistema che ha evidentemente riconosciuto l'intervento divino. Dopo, alla fine, madre ha preferito optare però per quella piena di geroglifici generata casualmente. Tanto la prossima volta che lo userà sarà tra più di 6 mesi e a quel punto sarà tutto da rifare da capo. Spero che vi siate divertiti con questa esagerazione, ma non troppo, di fatti realmente accaduti, perché mi serve per segnalare un problema serio che questa digitalizzazione sta creando. Prima però mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Non dimenticatevi anche di commentare e far vedere a tutti questo mio video ironico. Ora ecco la mia sentenza. Gli impedimenti tecnologici vanno abbattuti. Ci sono letteralmente 2 categorie di persone, quelli che riescono a sfruttare i vantaggi della digitalizzazione e quelli che invece entrano in un girone dantesco solo per capire cosa devono fare. Lo speed e non solo stanno letteralmente creando disuguaglianza nell'accesso ai servizi dovuti. Lo Stato italiano ha deciso una giusta strada, ma deve totalmente cambiare approccio, togliere le barriere lavorando per rendere tutto più intuitivo, dalla gestione dell'identità ai servizi che sono cresciuti in maniera troppo frammentata. Il passo successivo dovrebbe essere creare una piattaforma comune e condivisa di sviluppo in cui i vari enti possano appoggiare i loro servizi normalizzando grafica, metodi di fruizione e ricerca. Insomma, prendiamo spunto dai big del settore come Google, Amazon o Microsoft, senza però affidare a loro un servizio così strategico. Pensare però che possano essere i soliti soggetti nostrani e ben noti a lavorarci mi mette già addosso del pessimismo. Alla prossima, MTIers. Ciao!